Eccoci nuovamente in diretta dalle tribune della Duna Arena, come al solito nell'orario di smontaggio. In questo momento uno dei ragazzi addetti allo smontaggio delle corsie sta cercando di arroccolarsi sulle corsie e farsi arrotolare insieme, nella, appunto, insieme alla corsia che stava smontando. È sempre l'orario in cui iniziano a lavorare le persone che ci rendono questa permanenza qua una cosa veramente fantastica. E con me in redazione Mauro Romanenghi. Eccomi qua ragazzi, sempre più libero. E Fabrizio Fogliani, credo dal divano di casa. Bentrovato, no, sono un po' più scomodo, sedia pura proprio. Ah, sedia pura, quella dura proprio di legno, sì. Scomodite, molto scomodite, scomodite. È Laura Vergani che vi parla da Corsia 4. Ecco Mauro, oggi niente record del mondo e cominciamo dalle finali, dalle semifinali, giusto? Sì, cominciamo dalle semifinali e oggi, come dicevamo, diverse semifinali perché si sta arrivando al nocciolo della questione, quindi agli ultimi giorni, e le semifinali si accavarono nei finali in maniera, diciamo, continua. Parliamo intanto dei 200 rana, così le facciamo fuori perché sono due semifinali, quelle maschili e quelle femminili. In quelle maschili abbiamo la qualifica di i due giapponesi, Watanabe e di Koseki, il primatista del mondo, dei due americani e del russo Komenko e di Anton Chupro, quindi doppia coppia, tripla coppia per il, diciamo, per le qualificazioni. Purtroppo qui il protagonista di giornata sfortunata è stato Luca Pizzini, che ha partecipato a questa semifinale, si è ben comportato, stabilendo il record italiano in tessuto e una delle migliori prestazioni in Italia per quanto riguarda i 200 rani. Infatti ha sfiorato per soli 4 decimi il record italiano che appartiene a... non mi ricordo come si chiama. Loris Facci. Allora, Loris Facci, fatto a Roma nel 2009. Scusate, è stanchissimo, lo sentite. E a questo proposito abbiamo anche un contributo di Matteo Giunta, che appena finiamo appunto di raccontarvi la gara vi faremo ascoltare. Chiaramente Matteo Giunta, visto che siamo riusciti ad intrappolare nel nostro corridoio, non è che gli abbiamo chiesto solo di Luca Pizzini, ma gli abbiamo chiesto anche di Federica Pellegrini, per cui restate con noi per il contributo. E sì, la semifinale è stata veramente entusiasmante ed è stato veramente un peccato per Luca. Fabri, tu sei riuscito a vederla? Io ho visto soprattutto, non l'ho visto interamente, sono arrivato a vedere, non ho visto la partenza, ho visto gli ultimi 100 metri, diciamo che è la parte più interessante. Tutto sommato non è andato, non era male, il problema sono gli altri, diciamola così. Non è tanto Luca che si sia, come dire, sia stato sottotono, quanto proprio gli altri che hanno una marcia in più. C'è poco da fare, poi chiaramente aggrapparsi alla sfortuna per i 15 centesimi dopo è sempre molto semplice, però c'è poco da fare, diciamo che in Italia il valore è questo e c'è poco da ballare. Comunque diciamo che tutto sommato è un atleta rivitalizzato. Beh, ecco, e cosa vogliamo dire invece dell'uomo senza collo, Mauro? Diciamo che in questa semifinale è uscito l'uomo senza collo, l'uomo foca, chiamiamolo così, ma soprattutto è uscito il campione olimpico Dimitri Balandin, il kazako, fuori dalla finale. Quindi diciamo che Luca si è ben comportato, perché abbiamo due eccellenti esclusioni dalla finale del pomeriggio. Ecco, allora sentiamo cosa ci ha detto a questo proposito del ben comportato Luca Matteo Giunta ai nostri microfoni direttamente questo pomeriggio dopo la semifinale disputata da Luca in vasca qui alla Duna Arena di Budapest. Eccoci nuovamente nel nostro corridoio abituale oramai, dietro la camera di chiamata dei 50 metri. È con noi un ospite molto speciale, stiamo parlando di Matteo Giunta, tecnico di Federica Pellegrini e Luca Pizzini. Benvenuto Matteo su Corsia 4. Ciao a tutti. Ecco, Mauro ha delle domande per te, così non ti facciamo perdere tempo. Eh sì, perché qua le situazioni incombono ogni giorno di più. Per l'Italia, grande giornata, noi oggi è il giorno successivo alla grande giornata dell'Italia con due ori e un bronzo, ma noi parliamo ovviamente oggi
di Federica Pellegrini col suo tecnico. Ci eravamo lasciati, se ti ricordi, inizio stagione parlando di una navigazione a vista, giusto, per Federica e Filippo. Com'è andata questa navigazione a vista durante la stagione allora? Beh, è stata una stagione particolarmente intensa, difficile, i ragazzi hanno lavorato molto bene, sicuramente con Federica avevamo in testa l'obiettivo di centrare un podio a questo mondiale, sarebbe stato sicuramente il coronamento di 2 anni, forse anche di più, di allenamenti molto, molto difficili, molto duri, e quello era l'obiettivo. Fortunatamente il risultato è arrivato, ci bastava una medaglia, è arrivata la medaglia, e quindi ancora io perlomeno devo ancora bene metabolizzare quello che è successo ieri sera. Sì, noi ieri sera ci siamo salutati velocemente durante l'inno nazionale e ci siamo dati appuntamento qui nel nostro corridoio privato, oramai è diventato il nostro corridoio personale. Ecco, analizziamo allora questa finale. Obiettivamente, come tu dici, la speranza era per una medaglia. Noi, parlando in tribuna, abbiamo visto un po' l'andamento delle batterie delle semifinali e pensavamo, insomma, che ci fosse un po' da parte di tutti una riserva. Invece la finale è andata in modo, almeno per l'Italia e per Federica e per te, in modo completamente diverso. Ecco, secondo te cos'è cambiato in finale? La finale è qualcosa di completamente diverso rispetto a tutto quello che hai fatto precedentemente. E l'importante è entrare in finale, una volta in finale si azzera tutto, quello che è successo, quello che hai fatto precedentemente può essere semplicemente qualcosa che ti è utile per capire come nuotare tatticamente, tecnicamente la finale, però a parte questo non ha significato, si azzera tutto, si parte tutti dal blocchetto e lì vince chi è più forte, chi ne ha di più e chi l'approccia nella maniera migliore. Ecco, vedendolo dalla tribuna, io ho avuto la sensazione chiaramente della rimonta di Federica che la portassero, una parola sbagliata, però che la portassero a fare la sua gara, cioè quella del terzo 50 di avvicinamento alla testa della gara e poi lo sprint dell'ultimo 50 dove lei obiettivamente se è vicina raramente perde, così è successo. Ma in tribuna quando hai avuto la sensazione che non era solo la medaglia l'obiettivo raggiungibile ma qualcosa di più? Ai 150 metri ho visto che il differenziale con le atlete che la precedevano era molto basso e lì mi sono detto c'è la possibilità sicuramente di andare a prendere l'australiana. Poi avevo il dubbio sulle Ledecky, perché comunque anche la Ledecky è un atleta, una fuoriclasse e non ha cali nell'ultima vasca di gara. Quando ai 175 ho visto che era di fianco a due ragazze o comunque che era lì vicino a pochi centimetri dalla testa della gara, io ho detto adesso tocca davanti. Senti, facciamo un passo indietro. All'inizio della stagione si era discusso della questione dell'altura, della scelta dell'altura, e tu avevi detto che avreste approcciato l'altura in maniera differente. A questo punto sei arrivata vincente la scelta dell'altura a ridosso della competizione? Assolutamente sì. Non è solo questione di altura e quindi adattamenti fisiologici, eccetera. È più che altro fare un collegiale dove lei si possa concentrare unicamente sul nuoto, sul recupero e sull'obiettivo. E la Sierra Nevada ci ha aiutato tanto in questo senso. Fortunatamente non abbiamo fatto 3 settimane lì, abbiamo smezzato questo collegiale partendo con una settimana a Livigno, e quindi
ciò ha permesso di non isolarci troppo, di, in casa diciamo, sì, di mangiare molto bene e di essere coccolati forse anche troppo, e per poi affrontare l'ultima due settimane in Sierra Nevada. Poi anche lì abbiamo avuto la fortuna di condividere 10 giorni con una parte del gruppo dei nottori di fondo guidati da Fabrizio Antonelli, e lì le ragazze hanno fatto gruppo, si sono trovate molto bene, e anche questo ha permesso di passare queste due settimane diciamo così senza troppo deprimersi per le condizioni di solitudine che si trovano in Sierra Nevada. Senti, prima di lasciarti, una domanda doverosa: c'è appena stata la semifinale dei due rana con uno sfortunatissimo Luca Pizzini. È vero che nella nuoto la sfortuna non esiste, però 15 centesimi dopo tutti gli sforzi che lui ha fatto, e un grosso miglioramento, perché si è migliorato agli assoluti. Questa mattina è entrato in finale con quinto tempo e qui ha realizzato il primato italiano in tessuto ed è una delle migliori prestazioni italiane di sempre. Quindi grandi sforzi. Due parole su Luca e sulla sua stagione e su questo mondiale. Luca è un ragazzo che mi ha piacevolmente sorpreso fin dall'inizio di questa stagione. È un ragazzo molto, molto determinato, è un ragazzo che cerca sempre di adattarsi a quelle che sono le richieste di allenamento, le richieste mie, e prova a fare meglio, cioè cerca sempre di alzare l'asticella. Ha fatto una stagione dal mio punto di vista strepitosa, purtroppo è mancata la ciliegina sulla torta. L'obiettivo era cercare di centrare la finale, ha sbagliato la terza virata, lui ne è consapevole, e questo decimo probabilmente lì lo si poteva guadagnare, forse anche qualcosina in più. Detto questo, io gli ho fatto i più sinceri complimenti, perché mi ha dato molta soddisfazione a poter tornare quest'anno, e sono sicuro che possa fare bene anche nei prossimi anni, se continua così, se rimane il ragazzo che è, concentrato e determinato. Bene, ringraziamo quindi Matteo per la sua disponibilità, perché le gare sono ancora in corso, e lo lasciamo andare, Laura, direi. Sì, direi di sì, grazie Matteo di essere stato su Corsa 4 e arrivederci dal corridoio della camera di chiamata dei 50 metri con il prossimo ospite. Ciao Matteo, grazie di cuore. Ciao a tutti e alla prossima. E da Laura Vergani di Corsa 4 per oggi è tutto. Ecco, ringraziamo Matteo Giunta per il contributo, è stato emozionante sentire come anche lui non si sia ancora ripreso dall'emozione di vedere Federica salire sul gradino più alto del podio, e passiamo alla seconda semifinale che commenteremo quest'oggi. La semifinale dei 200 rana donne. Allora, Yulia Efimova, dai e dai e dai, insomma alla fine è sempre Yulia Efimova, sei d'accordo Fabri? Fimo ha avuto un comportamento particolarmente sgradevole. No, non è sgradevole, originale, definiamolo originale, come uno preferisce, nel senso alternativo, diverso, sgradevole, tutto quello che vuoi. Resta comunque il fatto che lei, diciamo, che omologarsi e definirsi normale non è possibile, quindi sicuramente ha fatto vedere che può fare quello che le pare. Bisogna poi vedere domani che cosa le lasciano fare le altre. Sicuramente quella che ne esce meno bene da questa semifinale è Lily King. Esatto, perché Mauro, cosa ci vuoi dire di Lily King? Ma da quello che ho visto fa un po' fatica a digerire questa distanza, un passaggio diciamo abbastanza lento, poi in realtà secondo 100 un pelo più veloce, con una chiusura discreta. Certo, non è la chiusura di Efimova, e il tempo al pelo la qualifica per un centesimo alla finale. Io non credo che abbia fatto calcoli, per cui vediamo se domani, magari partendo un po' più veloce, secondo me è partita troppo piano e non è questa il suo modo di gareggiare. Lei parte molto più alla garibaldina. E chi è la grande esclusa di questa gara invece? Purtroppo abbiamo Rick Mølle Pedersen, la primatista mondiale, che esce tristemente con la sua nuotata fluida e lunghissima. Non c'è stato niente da fare, purtroppo
la danese ci saluta per questi campionati del mondo. Non è proprio stata la sua edizione. Passiamo alla prossima gara. Che abbiamo? Quindi abbiamo ancora due semifinali da commentare, quella dei 100 stile donne e i 200 dorso uomini, dove al mattino purtroppo il nostro Matteo Restivo, il nostro eroe Matteo Restivo, è uscito per soli 4 centesimi. Peccato, perché una semifinale mondiale ci stava e lui non avrebbe certamente sfigurato, anche perché al pomeriggio diversi hanno peggiorato. Diciamo, l'ultimo tempo c'è stato addirittura un 2-0-1, che veramente non è proprio un tempo da semifinale mondiale. Grossissima. Ah, dimmi Laura, dimmi. No, dicevo che rispetto alle Olimpiadi, dove per esempio si era spesso sentito non pensavo di dover tirare così forte al mattino, qua la lezione l'hanno capita praticamente tutti e tirano fortissimo al mattino. E poi è vero, come dice Mauro, che a volte al pomeriggio, insomma, una volta che sei entrato in finale, ok, non che ti rilassi, perché non è proprio il clima rilassato quando li vedi in gara, però in realtà sì, cioè, per qualche atleta c'è stato il peggioramento del tempo, quindi pare che la lezione di Dio sia stata recepita molto molto bene dagli atleti. Anche qui, cioè, al pomeriggio danno l'impressione di guardarsi più a destra e a sinistra. Sì, controllano molto di più, invece al mattino partono a tuono e vogliono arrivare a tuono, punto fine, cioè quello che vogliono fare quella gara lì, non fanno conti, calcoli. E quindi... beh, d'altronde al pomeriggio sei nei 16, quindi sai chi c'è, non ce ne sono altri oltre a quei 16 lì, sono due batterie. Al mattino non si sa mai cosa può succedere. E di sorprese qua, insomma, soprattutto dai giovani se ne stanno vedendo tante. Eh sì, e qui abbiamo il primo giovane, Kliment Kolesnikov. L'abbiamo visto nel 100 dorso stabilire il record mondiale, ti ricordi, nello spareggio per rimanere nono, per rimanere prima riserva. Qui invece, altro che prima riserva, vince la batteria di autorità e si qualifica col quarto tempo e nuovo primato mondiale junior. E non è l'unico della giornata. Bene, passiamo ora ai 100 stile libero donne, la semifinale direi nessuna sorpresa, dentro tutte le migliori, fuori la Coleman, la Bonnet, come diciamo prime delle eccellenti escluse, la Pellegrini, beh, io credo che non avesse niente da chiedere a questa semifinale dopo la sbornia di ieri, il mattinato tra l'altro molto bene, 53-9, poteva far presagire una buona prestazione per il pomeriggio, ma così non è stato. In realtà non è che ci siamo strappati i capelli per questa prestazione. No, ci dispiace non vedere Federica comunque in una finale. Diciamo che la mattina comunque ha ripetuto al centesimo sul mio crono stagionale. E Fabri, vuoi aggiungere qualcosa su questa gara? No, niente di particolare. Diciamo che quelli che sono i valori troviamo sicuramente le migliori lì davanti. E domani ci sarà da sgomitare, perché a parte quello che ha già fatto vedere nei giorni scorsi Sarsiostrom, tutto il resto se la giocano, perché alla fine torniamo al discorso di prima, le prime tre sono di una semifinale, le quattro della finale 1 sono dalla 4 alla 7, quindi alla fine si sono guardate appunto a destra e a sinistra e sono andate via tutte in parallelo e quindi sono arrivate a blocchi. È tutto da vedere domani, non si riesce a capire, l'unica che ha il margine che è ben noto è la svedese, tutti gli altri non si sa. Diciamo che intanto per Nile Blume si migliora di turno in turno, perché primato personale al mattino, primato personale al pomeriggio e abbiamo il 12° tempo, il time per lei è segnato come record americano quello di Simon Manuel, che non è però tale perché non è stato ancora ratificato quello della staffetta di pochi giorni fa. Che non è suo, tra l'altro. Esatto. È di Mallory Comfort, o come diavolo si chiama lei, insomma. Esatto. Ok, ecco, arriviamo alle finali, giusto? Bene, molto sì. Bene. Allora, partiamo. Partiamo con una finale che in realtà non è la prima finale, però la citiamo per prima perché poi abbiamo una sorpresa. Allora, qui abbiamo la donna del monte. Esatto. Allora, Mireia Belmonte ha detto sì questa volta per la seconda volta, ma sì per l'oro. Oh, questa ragazza nei primi due giorni è partita abbastanza in sordina, poi più le gare si fanno difficili e più lei arriva, quindi naturalmente con due misti non è così complicata. Invece arrivano i 1500, si becca un bel argento, arrivano i due delfino, una gara bella tosta ed eccola l'oro. Diciamo che non è una novità, è la campionessa olimpica in carica. Però se uno avesse scommesso nei primi due giorni sulla Belmonte che avrebbe preso l'oro oggi,
sicuramente non avrebbe speso più di 10 fiorini. Forse dopo l'argento olimpico, argento sui 1500, un 100 fiorini, e oggi su qualche altra medaglia magari ci punta qualcosa di più. E Fabri, cosa vogliamo dire di questa gara? Pensate per esempio all'eroe nazionale, insomma. Allora, questa è la prima finale in cui erano tutte contente, e mi ricordava un arrivo ciclistico alle Olimpiadi dove primo, secondo e terzo arrivano tutti e tre con le mani alzate. E non c'erano musi, non c'erano pianti, non c'erano cose particolari. La Belmonte era contenta perché non ci credeva, la Enke era contenta perché anche lei non è una di quelle che dice... No, che, sì, nel senso che non è una che è campionessa europea, però diciamo che non è una vincente nel sangue. La Osu era contenta per conto suo, non sappiamo perché, fatto sta comunque che era contento, come se avesse vinto il premio Oscar. Quindi era un trio felice, che ognuno per i motivi suoi, lo scopriremo solo vivendo del motivo, ed era la prima volta appunto in questi campionati che tutti erano contenti come delle Pasque, e tutte e tre, tra virgolette, non c'erano delle giovani infilate, perché queste qui sono tre ragazze 89-89-90 o 90-89-89, come preferite. Sì, diciamo che erano i tre nipotini di zio Paperino, molto, sì, hai ragione, molto molto felici, tutte sorridenti. Katinka è usuale a sorridere in qualsiasi tipo di gara. Ovviamente il pubblico della Duna Arena non ha fatto mancare il sostegno né a lei né tantomeno alle altre, insomma, medagliate, perché la cosa bella di questo pubblico è che in realtà ha un grande grado di sportività, e quindi chiunque vada a podio, chiunque prenda medaglia, indipendentemente che sia ungherese o meno, viene festeggiato come, insomma, è degno di essere festeggiato. Chiaramente quando c'è l'ungherese c'è quel quid in più, che il quid presuppone 12.000 spettatori che passano i piedi sulle gradinate, che come abbiamo detto sono antisismiche, però diciamo che le vibrazioni si sentono e vengono trasmesse molto bene. A proposito della medaglia d'oro di questa gara, quindi Mireia Belmonte, l'abbiamo già incrociata sulla nostra strada, l'ha incrociata, anzi più che noi, l'ha incrociata Simona Quadarella, e sentiamo cosa ha da dirci il suo tecnico Cristian Minotti a questo proposito. Eccoci, è pomeriggio e siamo sempre nel nostro luogo infame, quindi nel corridoio dietro la camera di chiamata della gara da 50. È l'unico posto dove tecnici e giornalisti si possono incontrare senza che qualcuno qui si agiti, no? Non potete stare insieme, tu non puoi entrare di qua, tu non puoi entrare di qua, e abbiamo dato appuntamento in questo posto veramente poco accogliente all'allenatore che secondo noi merita il titolo di copertina della giornata della giornata di ieri di gare. Stiamo parlando di Cristian Minotti, allenatore, oramai lo sanno anche i sassi, di Simona Quadarella. Chi? Simona Quadarella? Ma come chi? Facciamocelo spiegare da Cristian, chi è Simona Quadarella? Ciao Cristian e benvenuto su Corsia 4. Ciao, grazie a voi. E io sono l'allenatore di Simona. Simona è colei che ieri ha fatto una gara stratosferica nei 1500 facendo un tempo strepitoso con 15:53:86 ed è arrivata terza al campionato del mondo. Molto bene, e Mauro, cosa vuoi aggiungere su questo tempo? Intanto diciamo che come al solito Corsia 4 porta bene, siete andati ospiti a Corsia 4 ed ecco qua il bronzo mondiale. Scherzi a parte, la fortuna qui non c'entra niente, ecco, siamo qui. Esatto, Simona si è fatta un non si può dire cosa, tantissimo, considerando anche che aveva la maturità quest'anno. Esatto, quindi bene a scuola, abbiamo compiuto anche questo passo, e tra l'altro vicinissima al Sette Colli, e quindi in cui lei è stata impegnata. E, insomma, raccontaci un po' dal tuo punto di vista la gara di Simone, iniziando dalle batterie, una batteria non facile dove si è trovata già subito come avversaria quelle che poi avrebbe trovato chiaramente in finale. Sì, ecco, io l'unico consiglio che ho dato la mattina è stato quello di cercare di stare tranquilla, di fare la sua gara senza troppe pressioni, e soprattutto l'obiettivo era quello di arrivare comunque tra le prime tre in batteria per entrare in finale, e poi in finale dovevamo cercare di ottenere il risultato migliore. Allora, direi che c'è riuscita, perché qua voi non vedete le facce, ma qua c'è una gioia che sprizza
tra tutti noi tre, da tutte le parti, sembriamo in una bolla fantastica. Allora, mentre qui gli avvolgi corsia ci circondano, noi siamo dietro la camera di chiamata dei 50 metri, dove io sono entrato inopinatamente nei primi giorni, quando ancora si poteva circolare più liberamente. Va bene, diciamo che invece la finale si è subito spezzata in due tronconi. Da una parte la Belmonte con Simona, dall'altra la ragazza cinese, giovanissima tra l'altro, con la Capash. E si è visto subito che il ritmo era molto diverso, perché Simona viaggiava subito un secondo più veloce della batteria. Io controllavo i parziali intorno al 3,5, qualcosa del genere. Quindi si è visto subito che andavano via. Ecco, cosa hai pensato tu in quei momenti e quando hai capito che la gara, diciamo, era fatta e si giocava tra Mireia e Simona? Mi inserisco solo un momento, perché in realtà la gara si è spezzata in tre tronconi, perché nessuno si ricorda che c'era anche forse un'altra che stava nuotando. Ha fatto la sua gara, però ce n'era un'altra che stava nuotando davanti alle due frazioni che ha appena detto Mauro. Sì, diciamo che ai marziani non ci crede nessuno, però in questo caso c'era Ledechi, che secondo me in questo momento è un marziano e faceva gara a sé, e quindi Simona doveva concentrarsi soprattutto su Mireia Belmonte e soprattutto sulla Capas, che giocava in casa e che sicuramente noi pensavamo potesse crearci notevoli problemi. Io gli avevo detto di stare attenta soprattutto nella prima parte di gara, non esagerare, perché comunque Belmonte sapevo che vantava un personale sotto i 16 minuti e che comunque avrebbe potuto far molto bene. Io credo che lei abbia interpretato la gara in maniera più assoluta e in maniera non fantastica di più, anche se poi alla fine voleva arrivare forse seconda, questo non lo possiamo sapere, ci ha provato, questa è stata una cosa fantastica, perché comunque dimostra che lei ha carattere, e però quando trovi avversari che comunque hanno più esperienza, che hanno in questo momento magari una marcetta in più, lei l'ha un po' pagato, perché poi verso i 1000 metri Mireia ha fatto un grande rientro, si è appaiata a lei inserendo bene le gambe, e Simona non ha avuto tra virgolette quel coraggio che forse serve proprio in quella fase, di inserire un po' la gambata, cercare di rimanere davanti per fronteggiarla. Ma chiaramente poi quando vedi che comunque ti stai giocando un podio salvaguardi quello che poi è il risultato, ma ripeto, ha fatto una gara strepitosa e va benissimo così. Infatti il tempo cosa dice, Mauro? Allora, il tempo dice che è il secondo tempo all time in Italia, anche in tessuto, dietro a una certa Alessia Filippi. Ecco, non so se avete realizzato bene l'impresa, che siete il secondo tempo italiano dietro a un argento olimpico e un oro mondiale. Adesso il prossimo passo, quindi qual è? A vedere le facce, non l'avevano realizzato così tanto, detto così. No, io l'ho realizzato, cioè Simona secondo me ha nuotato forse allo stesso livello della Filippi quando aveva i costumi gommati. In tessuto forse non credo che neanche Alessia abbia mai nuotato. Sì, abbiamo controllato e l'ha fatto un tempo così, perché se no, sì, abbiamo controllato. È il secondo sia in tessuto che ingommato. Quindi noi ci paragoniamo ad Alessia e va bene così per il momento. Speriamo di ottenere gli stessi risultati. Ma perché non usare anche oltre? Ma sicuramente sarebbe bellissimo ancora continuare a sognare, lo faremo, quindi arrivo. E senti, prima di passare ancora una domanda tecnica, una domanda invece sulle emozioni, ma tu che sei stato un nuotatore, che sai insomma la fatica che si fa, che emozione hai provato vedendo in gara Simona e vedendola dopo la gara? Ma sicuramente ho provato più emozioni vedendola al di fuori che quando io ero in acqua, perché quando sei in acqua fondamentalmente le tue emozioni cerchi di scaricarle in gara, non percepisci quello che c'è all'esterno. Io vedendola in acqua e volendo cercare in tutti i modi di dargli dei consigli, di non mollare, di magari stare attenta a piccoli errori che poteva commettere in gara, ero più emozionato di lei, quindi cercavo quasi di voler entrare vicino a lei per aiutarla, però questo non è possibile, cercavo di farlo da fuori. Molto bene. Tra l'altro questa è diventata una gara olimpica, una delle nuove gare del programma, quindi un altro obiettivo importantissimo per Simona in ottica appunto della prossima Olimpiade, giusto? È così, questa gara diventa la specialità olimpica. Io credo che dal prossimo anno sicuramente tante persone proveranno a inserirsi in questa gara, che secondo me è fantastica, ma noi venderemo come sempre gara alla pelle.
Molto bene, e vi ricordiamo semplicemente che la anche i 1500 donne finalmente non sono più la gara da pausa caffè e andare in giro, perché non ci si può staccare da una vasca dove vedete queste cose. Mi fanno dei segni dalla regia, adesso gli passo la parola così vi dice tutto. Allora, proprio per, diciamo, sulla parte emozionale, un impianto fantastico questo, soprattutto con un pubblico fantastico. Sì, io credo di non aver mai visto una cosa del genere, se non a Sydney nel 2000 quando gareggiavo per le Olimpiadi, e forse qualitativamente quasi allo stesso livello, se non superiore. Parliamo anche delle prestazioni che tu hai visto, ma forse quella che ci ha più colpito, non so se può essere, la posso indovinare, però un certo ranista magari. Ma è ovvio che in quell'occasione c'era Domenico Fioravanti che vinse due ori, e quindi... E quindi qui quale può essere invece la gara che più ti ha colpito? Sempre a Rana magari? O invece qualche altra gara diversa? Ma non suggerire le risposte, per favore. Beh, sicuramente Pidi in questo momento è l'uomo che in questi campionati farà la differenza. Le raniste femmine uguali hanno fatto un 100 rana strepitoso, ma io vedo un livello che sinceramente non mi sarei mai aspettato post olimpico, e questo fa onore a Simona perché è venuta qui e ha dimostrato di essere proprio all'altezza di questo campionato. Sì, non c'è proprio pausa, come una volta succedeva nell'anno post olimpico, si diceva i big magari si prendono una pausa, qui oramai si cerca di sfruttare tutto il più possibile, anzi. Assolutamente no, e abbiamo visto e vediamo tuttora quello che sta accadendo, ed è fantastico. Ecco, siccome sappiamo che Cristian ha un impegno anche, perché adesso Simona non ha finito le gare, ha semplicemente un allenamento da fare ancora e quant'altro, noi ringraziamo davvero Cristian Minotti del tempo che ci ha dedicato e della passione e dell'impegno che ha messo nell'allenare questa ragazza e portarla a questi risultati. Grazie davvero Cristian. Grazie a voi, grazie di tutto. E in bocca al lupo chiaramente, e per noi anche questo pomeriggio è tutto, e un abbraccio da Laura Vergani, da Corsa 4 e da Mauro Romanelli. Ma basta, i costumi sono tutti uguali, sono tutti dello stesso colore. Ma cosa dici? Ma non lo conosci Bon Swimmer? Bon Swimmer chi? Ma dai, Bon Swimmer, il logo con il teschio. Con i costumi di Bon Swimmer non potrai più sentirti dello stesso colore. Nello shop online troverai tantissime fantasie, collezioni sempre nuove e mai banali, una vasta gamma di costumi per donna, uomo e i vostri bambini. Bon Swimmer è l'unico marchio 100% italiano. Vai su bonswimmer.it, libera la tua fantasia e shake your bones. Ecco, ringraziamo Cristian di essere stato ai nostri microfoni, l'abbiamo sentito. Aspettate un secondo che Mauro sta cercando di, come dire, prima ha lanciato ieri ha lanciato, vi racconto questo aneddoto intanto, ha lanciato una sete, non ha lanciato, nella foga di festeggiare Federica Pellegrini ha fatto rotolare la sedia verso l'acqua, oggi sta cercando di far rotolare verso l'acqua a se stesso, cioè una penna seguita da se stesso, quindi l'abbiamo recuperato. Rieccomi, eccoci qua. Molto bene, esatto. E che gara vogliamo commentare adesso, visto che l'ordine è stato scardinato? Sì, diciamo che passiamo ai califi della velocità, visto che abbiamo parlato dei 100 stile donne, parliamo dei 100 stile uomini. Bene, allora, califi della velocità, diamo il copyright che non è nostro, ma è di Tommaso Mecarozzi di Rai Sport, che salutiamo molto. Ebbene sì, beh, visto che parliamo di Caleb Dressel, dici qualche parola tu, Fogliani, visto che è il tuo idolo. Guarda, ha mantenuto la parola, nel senso che ha fatto vedere quello che aveva promesso, è sicuramente al momento quello che ne ha una spanna più di tutti. Diciamo che la delusione dal mio punto di vista, più che Dressel, perché me l'aspettavo, l'avevo già segnato, la delusione è McEvoy, che mi aspettavo qualcosina di meglio, e poi mi stupisco sempre di più di Nathan Adrian, che non muore mai. No, esatto, io vi racconto un'altra cosa. In tribuna prima di questa gara ho detto che prendiamo le scommesse, chiaramente non scommettiamo soldi, non scommettiamo niente, c'erano dei biscotti al cioccolato da scommettere oggi, e io avevo scommesso su Adrian, e è arrivato secondo e sono comunque contenta, soprattutto contenta per Dressel perché finalmente arriva prima, ce la fa, e ha fatto anche un ottimo tempo, è vero Mauro? Sì, un ottimo tempo. Che scusatemi, è il biscotto al cioccolato, esatto, che è il settimo all time, il terzo all time in tessuto.
ancora resiste il primato mondiale di Cielo ingommato, però questo 47-1, tra l'altro ottenuto in una finale, diciamo, di grosso peso, con Nathan Adrian come di Metellà, che sembrava anche lui tra i favoriti, infatti è arrivato bronzo, e soprattutto con Cameron McEvoy, il quale dalle batterie sembrava essere uno dei grossi favoriti per la vittoria. In realtà si è spento in questa finale, in cui fino ai 75 metri sembrava risalire, e poi invece non è riuscito a mantenere la velocità finale. Diciamo che è una cosa comune degli australiani ultimamente questa, perché l'abbiamo visti l'anno scorso alle Olimpiadi, anche quest'anno, insomma, più o meno. Domani mi smentiranno, lo so, però intanto diciamolo. Sì, McEvoy è l'eterno incompiuto, diciamo, sì, della, sì. Della, dei 100 stile libero. Ai tre quarti praticamente McEvoy, comunque. E passiamo adesso invece alla gara, una delle gare, insomma, che io preferisco. E chissà perché, eh? Esatto, peccato, molto 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 peccato, e qua lo dico perché devo assolutamente dirlo, non ce la faccio più, è orfana di un grandissimo interprete che è Ryan Lochte, e stiamo parlando dei 200 misti. Bene, sì, però dai, ha trovato un degno erede, Chase Kalitz. No, non è assolutamente un degno erede. Vabbè, non ha trovato un degno erede, che però ha americano, quindi oggi... Beh, oggi, giusto, statunitense oggi, uguale. Lo diciamo già, tripletta americana, cioè gli americani sono tornati a dominare dopo le ieri, insomma, erano un po' rimasti a bocca asciutta. Un po' asciutta rispetto al solito dominio. Oggi tripletta americana, quindi sono già in albergo tutti più contenti. Diciamo che la rana è stata la frazione determinante, soprattutto per Aghino, che dominando le prime due frazioni, sapendo di avere una rana debole, ha provato a scappare via. Non c'è riuscito, ha preso ben un secondo e mezzo dalla Chase nella terza frazione, e niente, non c'è più stato modo di recuperare. Ha recuperato qualche decimo, ma non è riuscito ad arrivare. È arrivato secondo, quindi comunque è un argento mondiale. È arrivato al secondo posto. Si conferma sempre Wang, o Wang, adesso chiedetemi la pronuncia esatta, che dal bronzo olimpico si trasferisce direttamente al bronzo mondiale. Pian pianino risale l'altro cinese. Kin Quin, non sappiamo come. Fabri, cosa ci vuoi dire di questo ragazzo classe 99? Niente, qui è un altro di quelli che tutte le volte che si muove stabilisce un record giovanile, quindi tutto sommato sarà in proiezione quello da tenere d'occhio. Bisogna vedere se procede e cresce in un modo strutturale, o altrimenti succede come tanti altri talenti cinesi, che li vedi una volta e poi dopo non sai più dove sono finiti. Magari li stanno mettendo a ristrutturare la grande muraglia, però non lo sapremo mai. Esatto, in castigo. No, io volevo aggiungere una cosa sul nuotatore giapponese, non su lui in realtà, perché lui ha fatto la sua gara, era in acqua sotto gli occhi di tutti, bensì sui telecronisti, il telecronista, il quale ha fatto i misti esattamente come in vasca. Sì, sì. La rana, secondo me, la rana del telecronista, no, la rana era meglio di quella di Aghino, secondo me. Tra l'altro due argenti per il Giappone in queste due gare, per cui si è fatto ben due finali di discreto livello il telecronista. Sì, decisamente sì, vorrei vederlo in acqua. Oggi c'è stata la gara dei media, quindi c'è stata prima la gara dei giornalisti, era la 4x50, e successivamente la 4x50 delle televisioni. Non l'abbiamo visto in gara realmente in acqua. E poi magari su questo torniamo, vero Mauro? Perché c'è una sorpresa su questo. Chi abbiamo visto in acqua nella gara dei media? Dopo torniamo su questo, gara. Finiamo, perché dobbiamo parlare dei 50 d'orso, in cui si è rivoluzionata la classifica qui, un po' come si è rivoluzionato proprio la graduatoria internazionale. Sì, la classifica, credo. Diciamo all time, anche qui come ieri, è pieno di AM, ER, EC, OG, che sono i record praticamente continentali, il record americano della Medeiros, il record europeo eguagliato della Erasimenia e il record dell'Oceania della Sibom. In effetti siamo a 8 centesimi dal primato mondiale per la vincitrice, che spalla a spalla con la cinese pazza vince però Etienne Medeiros, quindi oro per il Brasile, un oro non inaspettato, perché comunque dalle batterie si vedeva che il duello era quello. Forse più inaspettato è stato il bronzo della Erasimenia dalla 1.
ancora battuta la Sivon, questa volta addirittura fuori dal podio. E cosa vogliamo aggiungere, Fabri? Vogliamo aggiungere che l'Erosimenia è sicuramente è quella che mi è piaciuta di più, tra virgolette. Io sono sempre molto sulle spine quando si parla dei brasiliani, forse sono un pochino prevenuto, ma lo scopriremo anche qui solo vivendo, se salta fuori qualcos'altro. Non voglio pensare male, anche se pensare male si fa peccato, ma di solito non tiri molto lontano. E la cinese Pazza invece aveva solo... Vai. Non rido delle tue citazioni fantastiche del nonno che non hai mai conosciuto. Mentre invece ci sono la cinese è un personaggino che, come dire, è giovane, quindi è un 96, c'è la possibilità di vedere sicuramente una che soppianta tutte queste Medeiros e Erosimenia per del tempo, perché 5 anni meno, no, 10 anni meno delle Erosimenia. Però sappiamo che anche le cinesi non durano poi tantissimo tempo, spesso vedremo. C'è Mauro che deve aggiungere una cosa. Ma si vede che... Che? La Fu? Ah sì, non so se avete visto l'arrivo della cinese Fu, praticamente era già arrivata e ha messo l'altro braccio, un po' come ieri, deve essere una caratteristica dei cinesi cercare di perdere all'arrivo. Lei ce l'ha fatta, l'altro cinese ieri Su, che oggi invece nei 200 dorso è andato via molto bene, anzi secondo me è uno di quelli che ha margine per domani, volevo dirlo. Lo dicevamo anche a perdere. Lo dicevamo anche l'altra volta, lo dicevamo anche nei centro. Infatti speriamo di non portargli male, dai, adesso siamo con Sia 4. Diciamo che se gli portiamo anche male un cinese, chi se ne frega, detto così, eh? In effetti sì. Corsia 4 porta bene agli italiani comunque, non agli altri, scusami, se no cosa, ci tiriamo la zappa sui piedi da sole. Veniamo alla gara delle gare, c'è cioè la 4x2 donne, per me è la gara delle gare, nel senso che è una gara che io adoro, amo alla follia. Oggi purtroppo l'Italia stamattina non si è qualificata per la finale. Beh, era dura qualificarsi con quel tempo. Con 9 squadre partenti noi siamo rimasti fuori. Sì, erano 10 forse, però vabbè, sì, con 10 squadre partenti noi siamo rimaste fuori. Ragazzi, qualcuno fuori deve rimanere. Sì, è vero, però per me è sempre una sofferenza vedere la 4x2 senza l'Italia in gara. Poi dopo che faccia bene o faccia male in finale, ok, però la finale senza l'Italia è una cosa che, insomma, da tifosa mi rende sempre un po' così. Vabbè, dai, speriamo per il futuro. Sì, sono ragazze giovani, possono solo crescere e migliorare, poi insomma, per qualcuno di loro era il primo appuntamento mondiale, non è semplicissimo gestire un accesso in finale della 4x2, insomma, ricordiamo cosa ha fatto la 4x2 femmine, e davanti a questo stadio con questa responsabilità ed essere anche al primo mondiale, al debutto assoluto in un campo così, insomma, tosto, un mondiale che abbiamo detto non è proprio il classico mondiale post olimpico dove c'è un po' di relax, sono tutte agguerrite, coltello tra i denti, e chi ha il coltello tra i denti più di tutte sono gli Stati Uniti, che non ci tengono a perdere niente, neanche a biglie sulla spiaggia. E quindi cosa hanno fatto, Mauro? E quindi naturalmente hanno vinto, però hanno dovuto sudare 7 camicie contro la staffetta della morra cinese. Non è difficile pronunciarle, però secondo me hanno un significato di questo tipo, cioè carta, forbice, sasso, e adesso ti faccio secco. Allora, hai Liu Zhangli, agile, e soprattutto agile è la loro età, 2002, un 2000 e un 95. Una staffetta che ha futuro questa qua, eh. Eh sì, ha futuro, e ha futuro anche vedere i tempi di reazione, perché secondo me sono veramente sparate fuori dai blocchi queste cinesi. Per essere una 4x200 tempi di reazione abbastanza agili, e insomma ragazzi, abbiamo delle 2002 che ci sparano fuori, lanciate finché volete, 1.56, stiamo parlando della AI, in prima frazione, quindi nessuna paura, 1.56.6 addirittura al via, quindi direi un tempo di tutto rispetto. In chiusura hanno messo la Lee, un'altra 2002, quindi a iniziare e a finire contro la Ledecky, mettere una 2002 così
1,554 lanciati. E pare che abbiano lasciato a casa un'altra 2000, una delle più brave 2000 che hanno in questo momento, però. Sì, pare che abbiano lasciato a casa anche tutta la Cina, che fa 1,57, però poteva portare solo 4,5 per fare la staffetta. Fabio, aggiungiamo qualcosa su questa staffetta? Come, cosa ti io ho visto che Katie Ledecky ha, tutte le volte che arriva, la faccia sempre più stanca. Non so, non mi, non mi trasmette molta serenità. Non la vedo bene, mettiamola così. Ah, ok, io invece quello che ho visto è stato, per esempio, che mentre prima c'era un dominio incontrastato degli statunitensi, è stata una staffetta, a parte divertentissima da vedere, appunto, fatto salvo le considerazioni sull'assenza dell'Italia di prima, e molto 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 combattuta. È vero che poi entra in acqua Katie Ledecky, eccetera eccetera, però in realtà è stata una staffetta veramente entusiasmante da vedere in diretta dal vivo, dalla Duna Arena, perché sì, si sospettava che le statunitensi non avrebbero fatto niente di meglio che prendere l'oro, però in realtà le altre gli hanno dato del bel filo da torcere, vero Mauro? Sì, direi di sì, dai, è stata una staffetta entusiasmante e veramente combattuta. L'altro spalla a spalla è stato l'Australia contro la Russia, si è risolta il photo finish, scusate, per 8 centesimi in favore delle australiane. Anche qui con 7,48 e mezzo si è rimasti fuori dal podio. Parliamo anche sì dell'Ungheria, aggiunta sesta, trascinata dal pubblico, un'ultima frazione della Osso che poi è corsa via per andare a prendere la sua medaglia del 200 del primo. Segnalo in prima frazione il nuovo idolo locale, l'Aina Keseli, 5 volte oro per 2 anni consecutivi agli Euro Juniors. Una 2000 da... la prima frazione non è stata granché, 1,58, gli ho visto fare anche meno, però dai, diciamo che non ha sfigurato al suo mondiale, tenendo conto che ha fatto anche la finale del 1500 stile libero, quindi un buon esordio mondiale per lui. E l'ultima gara che commentiamo oggi, appunto la gara dei media, che ha visto in acqua, come abbiamo detto prima, le 4x50, perché credo che insomma noi di più non saremmo riusciti a fare, qualcuno ha fatto fatica a finire anche questi, vero Mauro? E la prima 4x50 abbiamo detto giornalisti, la seconda 4x50 televisioni, e udite udite, in acqua per la squadra Rai abbiamo visto Luca Sacchi, e Luca, se ci ascolti, è sempre un piacere rivederti nuotare. Davvero davvero fantastico vederti in una piscina che fai il tuo lavoro, quello che è stato il tuo lavoro per tanti anni, che ha sfidato niente meno che Florent Manadou. Ragazzi, Florent Manadou l'abbiamo visto ruotare questa mattina. Sì, in acqua c'era anche Rody Gaines per gli amanti della Marcord. Sì, però io sono arrivata a Florent Manadou, non ho visto più niente, scusami. Sì, per gli amanti della Marcord, il campione olimpico di Los Angeles 84, però per Laura naturalmente esisteva solo Florent Manadou. C'era anche la Clinton, mi sembra. Sì, sì, che gli ho dovuto portare a far vedere, a fotografare, perché commenta qui, ovviamente essendo nella staffetta dei media, per il canale francese. C'è anche Busquet, c'è anche che commenta Busquet, per Canal Plus. Però Busquet non l'abbiamo visto in acqua. No, e quindi non posso. Io volevo vedere Giorgio Scala, ma Giorgio Scala credo che sia andato a fare la gara con la pallanuoto, sai, perché avevano tutti le gare, non solo noi. Forse quelli che non ce l'avevano erano quelli delle grandi altezze, perché per ovvi motivi ci mancava solo che i media si catapultassero giù da 30 metri di trampolino. Non però, è il caso, credo. Esatto, però c'era la squadra anche che giocava a pallanuoto, quindi penso che Giorgio sia andato con loro. E direi che per oggi è tutto. Sì, direi che possiamo chiudere per questa puntata e darci l'appuntamento a domani. Ok, allora io saluto i miei compagni di stasera, Mauro Romanenghi. Ciao a tutti ragazzi, da oggi finalmente siamo riusciti a finire prima della partenza della musica a palla. E Fabrizio Fogliani. Ciao, alla prossima. E Fabio, ho un messaggio per Drax, glielo puoi portare tu? Ci penso io. Ok, perché secondo me la tuta delle cinesi bianca con le righe bianche è molto meglio di quella gialla con le righe rosse, cioè quella gialla con le righe rosse non si può vedere, non so se le femmine anche quella rossa, anche sì, no, quella rossa con le righe gialle, cioè proprio non la prendevo neanche in considerazione, però non so se le femmine hanno la bianca con le righe rosse e i maschi hanno la doppia versione gialla e rossa, insomma, però tutta la vita quella bianca, cioè veramente
No. Adesso, se vuoi portare adesso, adesso bisogna però che fai tu un nuovo capitolo delle divise, perché qui bisogna dare una spiegazione definitiva. Perché... Sì, va bene. Allora magari o domani o dopodomani ci penso, dillo pure a Drax da parte mia. Sì, no, perché sicuramente io domenica, col fatto che i ragazzi finiscono, a proposito oggi è arrivato un argento, se la sono giocata fino agli ultimi 50 bravo. Metri della staffetta, e poi dopo c'è stata una russa scatenata che ha fatto che meglio della... c'era oggi, ricordacelo un po' agli off, stiamo parlando, sempre, non è che... E io, a Dior, c'era eravamo in finale con la 4% stile libero mixed. Okay. Con Burdisso, Ceccon, Morini e Coconcelli, praticamente siamo sempre stati lì fianco a fianco fino agli ultimi 50 metri, dove la russa aveva qualcosina di più e è andata a vincere. Comunque abbiamo mosso il medagliere e quindi un altro argento. Molto bene, allora adesso è giunto veramente il momento di salutarci, perché abbiamo fatto la carrellata anche sui ragazzi che stanno gareggiando in un'altra parte dell'Ungheria. Laura Vergani di Corsia 4 vi dà la buonanotte dalla Duna Arena, che sta spegnendo le luci, e vi dà appuntamento a domani per l'ottava puntata di Budapest, il podcast mondiale dai mondiali. Ciao a tutti e a domani.